Programma realizzato in collaborazione con Elettrauto Apollonio Eros, in via degli Alpini 1 a Costa Volpino. Siamo con Don Guido Ortini, parroco di San Lorenzo, conosciuto anche per le sue attività sportive e per il cartello del parcheggio a Pregamento. Ora un viaggio, o meglio un'esperienza, in Congo. Sì, allora, tutto parte che prima o poi nella vita volevo fare un'esperienza in missione. Però a me ha fatto sempre paura l'Africa per le malattie, i vari serpentelli che ci sono. E allora o sarei andato in America Latina o alle Filippine, eccetera. Poi però ultimamente, proprio l'ultimo inverno, primavera, gennaio-febbraio, mi è balenata l'idea di dire ma che stupido, voglio andare in America Latina, voglio andare... quando in Africa c'è Padre Rino, che è originario di San Lorenzo, Padre Rino Benzoni proprio di qui. E un po' c'era la paura che c'è sempre, però ho confidato con lui per email le mie paure di venire in Africa. E lui mi ha subito tranquillizzato, nel senso che vabbè, ci sono i vari vaccini, le varie cose che ti rendono già abbastanza tranquillo. E poi comunque dove andavo giù, se fossi andato giù da lui, comunque era una zona abbastanza tranquilla, in Repubblica Democratica del Congo. Per cui in questi ultimi 6-7 mesi, tramite mail, ci siamo un po' sentiti organizzati, fino a quando ho deciso. Ho detto vado giù, vengo a trovarti perché vorrei fare questa esperienza a novembre, perché qui l'attività pastorale ormai è partita, è il mese un po' più tranquillo perché i gruppi sono partiti, le varie impegni, eccetera, eccetera. E perché non sarebbe il periodo adatto per andare giù in Congo, perché è il periodo della pioggia. Però vabbè, io ho dato priorità al fatto di non andare via in un momento che qui in parrocchia o ci sono feste parrocchiali o c'è la Pasqua o così. Parliamo anche dell'impegno missionario di Padre Rino e di tutti i missionari che sono impegnati nel mondo. Sì, ecco, una cosa che mi ha anche spinto è perché Padre Rino l'ho sempre conosciuto un po' col contagocce. I missionari tornano nelle parrocchie d'origine ogni 3 anni, più o meno, stanno qui magari 2 o 3 mesi. E io lo vedevo comunque di meno, perché quando veniva era comunque a Roma, e veniva qui 15 giorni, ogni 2 o 3 anni. E lo vedevo magari a concelebrare 2 o 3 messe, non di più. Ma sempre un po' colpito, come persona, come sacerdote, e avrei voluto un pochino stare un po' con lui. Poi è diventato anche il superiore generale del suo istituto dei Saveriani, e quindi vuol dire che è uno veramente in gamba, no? E allora quasi più che la missione ho detto a che vado giù a conoscere proprio anche lui, in modo tale che diventa proprio un'esperienza a tu per tu con un sacerdote più anziano e sicuramente più, con più esperienza e maturo di me, e di sicuro mi aiuterà anche un po' a riflettere, insomma, su tante cose e anche a maturare, perché alla fine il mio desiderio era proprio questo, di vedere l'Africa, di vedere la missione, di vedere Padre Rino, proprio per non lasciar perdere questa esperienza almeno una volta nella vita. Allora il viaggio funziona così: parto domenica pomeriggio, 6 novembre, da Malpensa, arrivo giù a Roma, ma solo per uno scalo tecnico, e da Roma si arriva direttamente in Etiopia ad Addis Abeba. Lì c'è da scendere dall'aereo, aspettare 3 ore, e il viaggio Roma-Addis Abeba sono 5 ore. Poi manca ancora un viaggio dall'Etiopia al Congo di 3 ore, e si arriva a Goma, che è una città che basta tenere in mente la parola in dialetto Goma e allora si capisce, si ricorda subito. Lì poi dovrebbe esserci Padre Rino che mi aspetta, e giriamo un pochino la città di Goma da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e andiamo anche a sud di Goma, 100 km a sud, che c'è una città famosa che si chiama Bukavu, dove in diversi vanno proprio anche per esperienze missionarie. Da lì poi torniamo il venerdì a Goma, e con un aereo interno facciamo circa 400 km in aeroplanino da Goma fino a Kindu, che è nella provincia dove vive e svolge la sua azione Padre Rino ormai da 3 anni. E lì dovremmo stare tutto il periodo che rimarrà, quindi un paio di settimane, girando sia nella città di Kindu, sia nella sua missione che è un pochino nell'Etroterra.
E forse, mi diceva per email, se riusciamo andiamo nella sua prima missione di quando lui da giovane partì e andò proprio in Congo, ma non dove è adesso, in un'altra missione un po' più a nord, da quello che ho capito io. E a quel punto sarà già il 28 di novembre, che è un lunedì, bisognerà essere a Goma la mattina per partire e fare il viaggio al contrario. Concretamente Don Guido cosa farà in queste 3 settimane? Allora, beh, innanzitutto visitare i posti, perché è un po' il padre Rino che mi ha organizzato la mia permanenza giù. E poi purtroppo potrò fare poco, perché quando avevo cominciato a contattare padre Rino mi pesava il fatto di andare giù e pesare a lui, perché la messa non posso aiutare a dirla, perché lì la si dice in africano o in francese e io non la so. Di aiutarlo nelle attività, se non parli la loro lingua, cosa li vuoi aiutare? A parte che magari avere in mano un fischietto e fischiare, che non va bene, arbitrare, non so neanche arbitrare perché sono proprio zero. E quando gli ho espresso questo mio, vengo giù a far cosa, il padre Rino mi ha proprio risposto non venire giù con l'idea di fare qualcosa per l'Africa, perché è il nostro modo occidentale di noi bravi che andiamo giù a fare le cose per loro, ad insegnargli, a lavorargli, ad aggiustargli. No, ho detto proprio tu vieni giù, guarda e ascolta. Quindi diciamo che sarà anche un po' un ritiro spirituale, nel senso che vabbè, l'unica cosa che penso che potrei aiutarlo, ma gliel'ho detto per email, siccome c'ha una mezza aula informatica nella sua missione, e avendo fatto informatico, se mi dai 2 computer che non funzionano, te ne tiro fuori uno che va, o no, forse. E lui mi ha proprio detto non venire giù con l'idea di fare qualcosa di utile, vieni giù con l'idea di condividere un'esperienza e di imparare anche dalla Chiesa africana, che ha da imparare tanto da noi europei, però anche noi europei abbiamo da imparare tanto nelle liturgie, nelle attività, nel modo di stare con la gente, nel rispetto anche dei ritmi e della povertà che c'è lì, c'è tanto da imparare, quindi più che fare dovrò imparare. Tra l'altro sto approfittando di questo motivo per rendere un pochino le persone anche più autonome, per cui anche se il Don Guido non c'è per 3 settimane, qualcuno pensa a stampare il foglio, qualcun altro a portarlo in chiesa, qualcun altro mette le cose in bacheca, e qualcun altro va a suonare le campane se nasce qualcuno, che è un'abitudine che abbiamo, e quindi forse questo mi aiuta anche un po' a me, anche i parrocchiani, a saper comunque mettere un po' le mani nelle cose che finora ho fatto io, ma non è proprio necessario che sia il prete, insomma. Però vabbè, questo è certamente temporaneo, ma fa bene un po' a tutti, eccoci. Programma realizzato in collaborazione con Elettrauto Apollonio Eros, in via degli Alpini 1 a Costa Volpino. Philip Pulizie, pulizia in genere, sempre e dovunque. Marone Luigi Servizi Ecologici, consulenza, trasporti, smaltimento e recupero rifiuti.